Questa mattina al Palasere di Eboli, accompagnato dal sindaco Massimo Carillo è arrivato il presidente della regione Campania, il governatore Vincenzo De Luca, che ha svolto una conferenza stampa di presentazione delle università di 2019 che vedranno la struttura ebolitana protagonista. Sinceramente, abbiamo fatto un miracolo in dieci mesi: a realizzare in un paese come l'Italia 70 impianti sportivi, anche di grande qualità, è stata veramente un'impresa eccezionale. Siamo ancora più contenti perché, al di là del valore ideale di questo evento, al di là del valore dell'incontro di atleti di 130 paesi del mondo, ci troveremo anche dopo l'università con decine di impianti sportivi che abbiamo ristrutturato in tante città della Campania. Qui siamo a Eboli, bellissimo palazzetto dello sport, il campo sportivo, abbiamo rifatto credo, gli impianti elettrici. Vedo che il sindaco sta godendo, ovviamente, mm. si è fregato voler lui un milione di euro. Ma insomma valeva la pena davvero di creare una rete di impianti nei territori, perché uno degli obiettivi che abbiamo è quello di far crescere con le università di un grande movimento sportivo giovanile, perché questa è una delle occasioni che abbiamo per trasmettere valori positivi di lealtà, di rispetto alle giovani generazioni. Dunque, un bellissimo evento. Mercoledì sera partiamo. Sarà presente il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente del Consiglio Conte, avremo delegazioni da 130 Paesi, sarà la festa dello sport ma soprattutto la festa della solidarietà, della pace, del dialogo. Siamo veramente molto soddisfatti. La festa dello sport, ma sicuramente questo è anche un territorio di grande cultura, di grandi paesaggi, di grande bellezza. Potrà essere questo anche una sorta di valore aggiunto per far conoscere al mondo intero quanto è bella la nostra provincia? L'evento è stato pensato anche per questo. Quando siamo partiti, voi sapete siamo partiti con due anni di ritardo perché la prima giudica delle università era stata fatta al Brasile. Brasile poi ha rinunciato due anni dopo. Quindi abbiamo dovuto fare una corsa e quando abbiamo deciso di fare questa avventura abbiamo dovuto investire 270 milioni di euro. Perché? Anche per una promozione eccezionale del nostro territorio. Come vedete gli eventi sono distribuiti in tutta la Campania, ovviamente il luogo centrale è Napoli, ma abbiamo mobilitato davvero strutture in tutti i territori per promuovere i territori. Fra l'altro la Piana del Sele sarà al centro di un processo di sviluppo eccezionale perché aver concretizzato il sistema aeroportuale campano ci ha consentito di avere la concessione per l'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Quando avremo allungato la pista, noi contiamo di portare in questo aeroporto da 3 a 5 milioni di viaggiatori. Questo significa una rivoluzione economica nella piana del Sela e in tutta la provincia di Salerno. Poi vorremmo lavorare a sud di Salerno a fare un master plan, come stiamo facendo per il litorale Domizio. Quindi, subito dopo ci sentiremo con i sindaci. E vedremo di avviare questo lavoro di valorizzazione di tutta la costa sud, piano del Sele e Cilento, della Campania. Si stanno aprendo prospettive davvero molto affascinanti per lo sviluppo dei nostri territori. Se i del... si accompagnano, ovviamente. ovviamente. Sì. L'idea del Parco nazionale del Cilento, di aggiungere la parola Cilento al Salerno Costa d'Amalfi, potrebbe essere un'idea. Eh, boh, ma non è che possiamo fare la divina commedia per individuare l'aeroporto, eh, dai, non. Va bene, va bene così, va bene così. Diciamo oggi il brand internazionale che abbiamo in provincia è quello di Amalfi, lo abbiamo utilizzato bene così. L'importante è far crescere l'economia. Questa è una delle zone di maggiore potenzialità di sviluppo. Abbiamo qui una grandissima agricoltura, forse non lo sapete neanche voi, ma i prodotti della quarta gamma, l'ortofrutta. Arriva per la metà sui mercati della Germania e dell'Europa, siamo fornitori d'Europa, abbiamo una fascia costiera bellissima, bandiere blu da tutte le parti, stiamo completando il lavoro di depurazione delle acque, di protezione delle coste, interventi sulla viabilità, dopo Eboli scendo giù nel cilento perché parte uno dei 300 cantieri che abbiamo finanziato per la viabilità. E insomma, si apre davvero una pagina interessantissima. L'8 luglio sarà pubblicato il bando per il piano del lavoro della regione Campania, finalmente. 3.000 posti di lavoro, 10.000 posti di lavoro per i giovani diplomati e laureati della Campania. Sarà questa un'altra opportunità splendida che diamo ai giovani, e un altro tentativo per bloccare il flusso di emigrazione che rischia di impoverire la nostra regione. Ultima cosa, ehm, tante strutture che sono state rimodernate, no, riattivate, fino, io, fino, fino. ovviamente tutte queste strutture poi dopo dovranno continuare a lavorare e far sì che tutto quello che è stato fatto possa continuare nel tempo, organizzare magari tante cose insieme alla regione. Ma le devo dire che questa è la preoccupazione vera che abbiamo, ne parleremo con Massimo, con gli altri colleghi sindaci. Noi abbiamo realizzato 70 impianti. Poi ci sarà il problema della manutenzione, della tenuta di questi impianti. A Napoli abbiamo realizzato la piscina olimpionica che è nella mostra d'oltremare, dove non si facevano i tuffi da 40 anni, con Klaus Di Biasi. Per dire che quando poi non si curano gli impianti, non c'è manutenzione, gli impianti si perdono e sarebbe un delitto perché davvero abbiamo fatto un grande investimento. Dunque bisogna ragionare, o i comuni garantiscono la conservazione ottimale degli impianti, oppure bisogna verificare altre opportunità, accordi pubblico-privato, privati che possono gestire salvaguardando le fasce sociali, possiamo immaginare un'agenzia anche regionale ma sempre d'intesa con i comuni per gestire gli impianti, non lo so, dobbiamo ragionare, l'obiettivo è non perdere il lavoro che abbiamo fatto, non vorrei che fra 40 anni dovessimo investire altri 200 milioni di euro per fare di nuovo gli impianti.